Mamma mia. Io lo ammazzo. Sei morto? Che cazzo è successo? Sei morto? Sì. Che Ti sta bene? cazzo è successo? Hai preso un idrante? Non l'hai visto? L'hai preso in pieno? Mo' devo chiamare. Figurati se funziona sto cellulare del merda. Non l'ho visto. Call the police, per favore. Non posso. Ah E no, poi non come puoi fai? parlare da morto. Ma arrivano? Eccoli! Raga, aiuto per favore! Buonasera! Asso. Uno, due, tre, sette, tre, sette, tre, 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 ti sveglie, ti troie, porca di puttana, ti sveglie, è notte. Signorini, se si allontani devo fare i Sono fattori. due. Signorini, qual è? Grazie mille, ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Ma di che, de Grazie. niente, tu te sentite bene? Sì, Prova a fare grazie. del movimento con braccia così. Bravo, fai del movimento con braccio sinistro. Ecco, grazie. Mi scusi, il braccio ancora un po' sotto effetto, scusi. Ed è convalescenza del lungo, no? Te dico. Mi scusi, non controllo delle mie responsabilità, delle mie azioni, E scusi. magari te qualche nervo. Lei signorina ha bisogno, la vedo barcollanti. Sì, no, ma c'ho le bende, grazie. Ah, ebbene, va Grazie bene. mille. Guardate che cosa si è tracanato. Ciao Ma ragazzi, state veramente sei tu che non bravi. sai guidare, Ciao, comunque. grazie. State attenti con moto, eh? Lo so, con le moto non vado d'accordo, grazie. Se fate stare ubriaco, se poi... Sì? Lei per caso è un ditappio? Cosa? No. Vabbè, ma la moto è la sua. Ah, mi scusi, non avevo capito. No, di un amico. Di un amico? Sì. E la ragazza è qua con lei? La ragazza Purtroppo. è un'amica. Ma come purtroppo? Mi scusami. Facciamo farle un controllo lei che è sulla moto. Ok, facciamo un controllo. Mi mostri la patente. Scenda dal veicolo e mi mostri patente. Wow, ne ho visti tanto di ricapri, ne ho visti tanti di ricapri, complimenti. Detto? Ah. La Allora, patente la sta sì, l'ha ancora a mostrata a me, mostrare. non Ah, l'ha ok. mostrata a me. Facciamo un Allora, controllo al veicolo nel ha mentre. la patente per l'auto, ma non per la moto. E poi mi sa che il veicolo non è suo. Ah, mi scusi. Ah, ok, no, non lo Drago sapevo. Draghetto. Sì? Che nome di merda! Ok. No! Vabbè. È un dicaprio Sì, malta ah, no. è rubato il veicolo. Aia, Drago! Non si No, 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 fa, si fidi, è rubato, appena controllato. ma Non si come? fa. Ma io gli ho chiesto, mi hanno detto scusami, vuoi prestare la moto dove si prende, è tua. Sì, poi l'hai buttato giù dalla moto e hai detto la prendi in No, prestito. no, no. Questo no, non l'ho mai macchiato di Cioè, io sono sconcertata, sequestro veramente. e basta, Sì, sequestro sta il già veicolo, sequestrando. fagli una multa custom e basta, magari Fai tu la ottengo. multa. Signora, ma paga subito la multa? Non Ma il veicolo è ancora. Ma che devi prima cazzo? salire, No. facci. Mi ero dimenticato di questo piccolo dettaglio. Oh, ando vai. Io non ho Mi scusi, mi parole. chiamano al Non ho telefono. parole, guarda. Sarà il mio amico, l'ho Sì. chiamato Vabbè, per la moto. ma passa, mi passa DiCaprio, il ma suo che mi amico. combini? Hai visto? Prima o ci sali o lo spingi. Cioè, non mi dovevo fidare già dal nome, Drago Draghetto. Vabbè, mi scusi, è capitato questo spiacevole incidente. Se quel tizio mi ha detto ok, puoi prenderla, e poi mi chiama la cura, cioè.
scusi, ma... Faccio attenzione a questi. Non so, questa cosa mi sembra un po' finta. Sì, sì, li vedo quelli col Mercedes. Vieni con me, vieni con me. Vieni con me. Dai, ragazzi, ciao, è stato un piacere. Grazie, ragazzi. DiCaprio, vatti a cambiare quella maglietta perché è veramente orribile. La ringrazio, mi scusi. Oh, Mario. Se ne sono andati quelli con Mercedes. Ma questo si chiama Drago Draghetto. Che figura. Comunque la chiama DiCaprio per la maglietta, non si preoccupa, per vederci. Ma che cazzo ti sei messo, brutto coglione? Sto morendo. È bello che gli ha detto. È di un mio amico la moto, me l'ha prestata. E lui, sì, come minimo l'hai buttato giù dalla moto e te la sei presa. Allora, Drago, ti ho detto che non sei mio marito, la devi smettere di stalkerarmi. Allora, dottore, come sta mia moglie? Ma ancora? Non sono a tua posto. Moglie. Tutto allora, bene? La ringrazio, sì, la ringrazio. Grazie. La ringrazio molto. Si sa un po' spadata. Sono senza vita, ma che sa fa? Ma che ha fatto? Guardi, che signorina, che dietro sento una presenza strana. Oh mio Dio. Oddio, c'è la benda di Guzzi. Oh mio Dio, quanto sei figo, ragazzo. Ah, devo andare a cambiare i vestiti, se no mi arrestano. Sì, perché fai schifo. Che sono di capri. Favorisca la patente. Drago Draghetto. Dio, che figura di merda. Io non te conosco. Sto già ubriaco. Ma Drago è tornato. Dopo tutti questi anni di matrimonio. Sei ancora? Oh. Hey. Signori. Guarda che lo stanno seguendo. Avete risolto in questura? No, gli ho dato due piccole carezze, lui mi ha dato uno spintone, poi è passata una moto e l'ha messo sotto, sfortunatamente. E la questura? E dai, schiaccesi. E la questura? Vabbè, ma avete fatto la denuncia? Ma cioè, insomma, no, signori, no, ha fatto la denuncia? Perché l'ha ucciso, scusa? Oh, l'ha ucciso? No, non è problema della signora, me ne occupo io, tranquillo. No, ma l'ha ucciso, ragazzo. Non è più un problema. Ma non l'ha ucciso, gatto! No, non è che sono stato io, le è passata una moto di sopra, scusi. Apposta. Questo è l'instant karma, ragazzi. Ma che cazzo stai a dire che io ho messo urla? Mi hanno sentito da qua. Ma che c'entra? Ma io gli ho detto, signorina, vuole una consulenza? Lui mi ha detto sì, e io te l'ho procurata, quindi te l'ho procurata io la cliente. Voglio aspetta, un piccolo scontino. Per questo se lo state facendo nel mio locale, quindi devo partecipare. Mi sono caduto dal cazzo, zero. Allora, signorina, mi dica che tipo di consulenza, così riferisco al mio collega. Ma non lo so. Ragazzi, è tornato il vostro amico col vecchio addosso, in più anche la polizia. Amico. Sì. Boh, vabbè. Vado a vedere che succede, raga. Adesso mi faccio le ghigne. Andiamo. Ma vai, sono curioso, Se fa lo portiamo. Zitti. Signora, lei? Io no, ci servo, ragazzi, ci servo. Ragazzi, se volete uno psicologo è qui al Bama. Ascoltate, ragazzi, perché signora, lei vuole seguirci o se ne sta qua? Arrivo. Va bene. Vediamo una che questione succede. Bahamas. Un suo collega, signora, con i capelli corti tipo rasati bianchi, mi aveva dato il permesso di, diciamo, superare il limite per cercare il signore che stava dando fastidio alla signorina. Perché l'avevano preso ma è scappato. Va bene. Signor Draghi, tipo. Attenti però, ok. Vi date sì, piano. Sì, andiamo piano. Grazie, arrivederci. Ma non era Drago? Eccolo! Eccolo, è qui, è qui! Prendetelo! Andiamo. Solo che io ci avrei pochino di vita, quindi dovrei chiamare l'ambulanza. O vado lì. Ma... Poverino, ma è tutto sporco di sangue questo. Andiamo dentro, beviamo qualcosina. Andiamo. Vieni. Giustamente, uno pestato a sangue, uno ricercato da mezza città, non gli va bene. Comunque penso però occhio, perché c'è un vecchio che importuna le donne. Io sono qui da un po', da un mesetto quasi. No, lui è arrivato oggi, anche lui. Ma importuna le donne. Okay. Ma dai, ma signore, no! Grazie. No! Ma no!
vai fuori. Ciao, ma Barry. No, era lui, era il vecchio, prendetelo. Ha cambiato d'aspetto, aveva ragione Yuji. Drago, ti ricordo che non abbiamo una casa e dormiamo in macchina. Dormiamo in macchina, tranquillo, andiamo. No, non ci dormo con te in macchina, piuttosto avere... dormo per terra. Voglio avere un futuro con te, voglio un bambino. Andiamo. Io non voglio avere né futuro, né presente, né passato prossimo con te. Dai, Drago, corri. Corri, Forest. Dai, Drago, su. Madonna, quanto sei lento. Oh, alzati, scemo. Vai. Oddio, sto cercando, raga. Andiamo, corri. Corri, ragazzo, laggiù. Guardami. Aspetta, lo voglio fare pure io. Corro.